Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente, insomma, molto particolare che devo dire mi lascia veramente da pensare. Perché sapete bene, negli ultimi giorni la Juventus ha dovuto, per una questione relativa al denaro, quindi economicamente parlando, fare delle scelte diverse per quanto riguarda il mercato, perché sapete bene che comunque Milinkovic-Savic è andato in Arabia Saudita, ha preferito, insomma, recarsi in un campionato ridicolo come quello dell'Arabia Saudita, guadagnare molto di più anziché provare a restare, insomma, in un contesto importante, e quindi di conseguenza, siccome noi comunque dobbiamo andare a prendere un centrocampista, è normale che da questo punto di vista si vada ad effettuare una valutazione, una scrematura, una selezione di quelli che sono i nomi più importanti. E continua, in realtà, la nostra area sportiva a lavorare per un giocatore che continua a mandare segnali effettivamente alla Juve, perché continua a fare un po', sai, di ragionamenti tali che potrebbero vederlo andare via dalla propria squadra. Ovviamente, ragazzi, questo è un nome particolarmente importante, però devo dire la verità. Sono rimasto un po' deluso da quello che ha detto ultimamente per quanto riguarda la trattativa. Piano piano vi spiego, cioè, nel senso, piano, facciamo con calma, piano piano vi spiego, perché comunque ci sono tante cose da dire. Ragazzi, ovviamente prima di iniziare, come al solito, cosa dovete fare? L'iscrizione, il like e la campanellina, veramente molto importante. Mi raccomando, basta che andate, ripeto, io non sto dicendo nulla, non volete nulla, però basta che praticamente andate qua sotto, basta cliccare ovviamente su iscriviti, mettere ovviamente un bel like al contenuto se voi ovviamente volete, e ovviamente potete anche, se vi va, attivare la campanellina. Perché dovete attivare la campanellina? Perché se voi vi iscrivete ma non attivate la campanellina, o se siete già dentro e non attivate la campanellina, non vi arrivano praticamente i video, quindi non li guardate. E se vi va potete anche seguirmi sui social. Allora, la Juventus continua ad avere contatti con Frank Kessié. Ok, questo giocatore ormai, insomma, già affermato, l'abbiamo visto in Italia tantissimi anni, a un certo punto della carriera ha preso le cose ed è andato al Barcellona. Quando Kessié è andato al Barcellona, io la prima cosa che ho pensato è stata: ma Kessié al Barcellona perché? Cioè, nel senso, mi spiegate qual era il motivo che avrebbe, diciamo, potuto giustificare Barcellona che sì, cioè perché che sia il Barcellona? Qual era il reale motivo di tutto ciò? Ma vi spiego anche il perché, attenzione. Il Barcellona di solito è composto da giocatori che hanno delle qualità nettamente diverse da quelle di che sì. Cioè, giocatori brevilinei, piccolini, che sanno passare la palla, che sì, è un medianaccio tosto, voglio dire, un giocatore fisico che sicuramente è non sto dicendo che è scarso, però ha una struttura sicuramente differente da quella del Barcellona. E appunto, dopo un anno, insomma, che si vorrebbe tornare in Italia. Però, ovviamente, quando noi siamo andati a chiedere informazioni perché sì, e quando effettivamente abbiamo tentato di chiedere informazioni perché sì, la maggior parte delle informazioni che sono arrivate alle nostre voci sono state quelle economiche, nel senso, prelevarlo dal Barcellona non dovrebbe essere un grande sforzo perché il costo a bilancio di Kessié è zero. Nel senso, Barcellona l'ha preso, non ha speso, ok? L'ha preso a zero. Quindi qualsiasi offerta superiore allo zero per loro è buona. Ovviamente non è che lo puoi prendere a 30 euro, lo devi prendere comunque una cifra onesta. Se tu mi dicessi, faccio l'esempio, una ventina di milioni perché sì, io ti direi molto probabilmente, perdonate ragazzi la voce, no, gola veramente rovinata, veramente così, ma se tu mi dicessi 20 milioni di euro perché sì, io probabilmente non ti direi di no perché sì. Il problema di che sì non è tanto il prezzo che tu andresti a pagare, insomma, ma quantomeno è lo stipendio, nel senso è un problema perché che sì al Barcellona guadagna veramente tanto. E guadagnando tanto, giustamente, quando torna in Italia vuole lo stesso stipendio, che è uno stipendio che con i bonus va a superare il nostro tetto ingaggi, nel senso lui guadagna da solo quello che la Juve attualmente non vuole dare agli altri giocatori. Quindi
Quindi la domanda che mi faccio io è che sì, attualmente varrebbe un investimento tale da dargli tutti quei soldi a stagione? Secondo me, raga, no. Nel senso, se che sì dovesse arrivare qua e dovesse arrivare, faccio un esempio, per un tot di denaro, no? Che tu paghi quel tot di denaro e decidi da questo punto di vista di pagare questo giocatore e di averlo in squadra. Se tu vai a pagare questo giocatore e poi devi stipulare un ingaggio per questo giocatore, ma è normale che da questo punto di vista io ti posso dire vali 5 mil 4 milioni, 5 milioni, cioè ti posso dare uno stipendio nella media, ok? Ma sinceramente parlando, dare uno stipendio più alto di quello a che sì, cioè secondo me sono soldi sprecati, ma non perché non serva a centrocampo, non perché, ma perché io ritengo che non sia lui il centrocampista che potrebbe far caso nostro. Attenzione, non ti sto a dire che non voglio che sì, perché se tu mi porti che sì in bianco nero, per me fai una grandissima cosa. Io non ti sto dicendo questo, attenzione a quello che ti dico, ti sto semplicemente dicendo che ci sono dei momenti e ci sono dei giocatori che in alcune formazioni non servono. E in alcuni momenti servono. Che sì, è un mediano. Perché tanta gente mi dice: no, che sì, può fare pure la mezzala. Ok, può fare pure la mezzala. Va bene, ma che sì, meglio di sé, lo dà da mediano. Cioè, il fatto che sì possa fare la mezzala in un ipotetico CC, quindi un coso a tre, un reparto a tre, cioè troppo a tre, e metti che sì, mezzala. Non è la mezzala che tu immagini, cioè non è la mezzala che ti ruba palla, corre, fa. Me che sì, è più che altro un mediano. Quindi è un giocatore che tu metti davanti alla difesa, ma è un mediano che non è colui che crea l'azione, ma è colui che difende e riparte. Quindi alla Juve serve questo tizio davanti alla difesa? In un centrocampo a tre, secondo me no, perché davanti alla difesa alla Juve serve un giocatore che imposti. Cioè, serve uno che comunque abbia il piede apposta, che prenda e metta palloni per i compagni. Non serve uno che picchia e parte, perché noi a sinistra ce ne abbiamo già uno così, che è Rabiot, che è un giocatore, ripeto e ribadisco, di sostanza, di genere, cioè, no, di sostanza. No, 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 ripeto, non sto dicendo nulla. No, no, no. No, facciamo un discorso diverso su Rabiot. No, 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 nulla. Cancelliamo un attimo, cancella quello che ti ho detto su Rabiot, cancella. Rabiot è un giocatore, diciamo, di estrema tatticità. Quindi è un giocatore che da questo punto di vista, non dico che sia simile a Kessié, perché sono due giocatori completamente diversi, ma fa un lavoro simile a quello che farebbe Kessié se giocasse nel nostro centrocampo. Togli tutta la parte relativa alla corsa, perché Kessié non corre così tanto, ma è più bravo nel fermare gli avversari. Però uno che ruba palla tu a centrocampo ce l'hai già. Quindi ti serve uno che davanti alla difesa ti gestisca, diciamo, le varie situazioni. E poi hai bisogno di una mezzala che segni. Quindi, se tu mi dici che sì attualmente, che sì è un giocatore che attualmente può servire, non ti sto a dire che non serve, ti sto dicendo che per come la vedo non è esattamente il tipo di giocatore che tu puoi dire: oh, sto giocatore lo prendi ed è fortissimo per la squadra. Non è questo, non è questi quel tipo lì di giocatore. È un giocatore buono, un buon giocatore, ma non è un giocatore che ti fa dire: wow, questo è quello che al nostro reparto ci può dar salto. Non ti fa fare il salto di qualità. Poi se lo porti a una cifra onesta, a una cifra comunque serena, a una cifra comunque, come ti posso spiegare, di buon livello, sono io il primo che ti dico: oh, bene, portato che sì, ok, però bisogna sempre stare attenti da questo punto di vista, perché la sensazione che io ho al momento è che la Juve non abbia ben capito cosa fare. Ti dico la verità, perché leggo troppi nomi che non servono totalmente alla squadra, cioè gente che non ha essenzialmente nessun tipo di utilità tramite la propria tecnica di arrivare qua. Quindi, ovviamente parlando, io sono sempre del parere che è difficile, 12, ripeto, non è difficile
è neutro il discorso, capito? È una cosa neutra. È come se io ti prendo, faccio un esempio, un giocatore a centrocampo che ha delle doti tattiche, ma che siano relative a un centrocampo che però non è specializzato sul gioco che tu vuoi fare con la struttura tattica. Quindi ti prendi un centrocampista che anziché giocare come mezzala non ti sa giocare in quella posizione. Cioè, devi prendere giocatori che siano adatti al tuo contesto. Non devi prendere giocatori random solo perché sono forti, perché è inutile prendere giocatori random solo perché sono forti. Quindi devi prendere giocatori adatti a quello che è ovviamente il tuo contesto. Parere personale. Ragazzi, poi fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione. Voglio sapere un pochino il vostro parere perché io ripeto, non sto dicendo nulla di particolare, non sto dicendo nulla e non mi sembra di dire cose clamorosamente sbagliate, anzi, io ritengo di aver detto delle cose su che sì, vere e sacrosante, quindi assolutamente fatemi sapere un pochino voi i vostri commenti. Ti dico pure un'altra cosa su che sì. Io sinceramente parlando che sì non l'ho mai capito caratterialmente, cioè mi è sempre sembrato un giocatore che vuole fare il... Sai, la persona, il leader della situazione, però la prima offerta che sia al Milan, via, l'ha mandati e l'ha andato via. Quindi io non è che mi fidi molto di Kessié come persona da questo punto di vista. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi. Voglio sapere un pochino il vostro parere. Voglio conoscere la vostra opinione. Voglio sapere che pensate voi di questo ragazzo. E secondo voi è un giocatore che può essere adatto al contesto, è un giocatore che può essere adatto a quello che dobbiamo fare, è un elemento di spessore che può rappresentare un salto di qualità per noi? Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi, perché ci sono veramente tante tante cose da dire e tante tante cose da pensare anche, quindi fatemi sapere un pochino nei commenti che ne pensate voi.